Ciclovia Bicknell è un progetto di creazione di un itinerario turistico. Scoprire quello che poi fondamentalmente è stato l'itinerario seguito da Clarence Bicknell, questo esploratore botanico, che nel fine 800 esplorò questa zona. Ciao amici, oggi andiamo in esplorazione. Regione Liguria ci ha invitato a scoprire la ciclovia Bicknell, che è un nuovo itinerario che sarà ripercorribile in e-bike dal prossimo anno. Praticamente andremo a ripercorrere il viaggio che ha fatto Clarence Bicknell nel 1800. Andiamo! L'itinerario completo partirebbe da Bordighera, ma noi abbiamo deciso di fare una piccola scorciatoia e prendere il treno delle Meraviglie, che ci ha portato fino a Tenda. È effettivamente molto comodo. Francesi, qui in effetti siamo sul confine, ma lato Francia. Siamo arrivati a Tende. Siamo appena usciti dal Museo delle Meraviglie che vedete qua dietro di me. Purtroppo nel museo non è consentito fare foto, ma la guida ci ha raccontato la storia di questa valle detta appunto delle Meraviglie. Dopo l'era glaciale, le popolazioni che passarono di qui si resero conto che le rocce, se incise, avevano un colore diverso. Nasce quindi il concetto di lasciare un messaggio per gli dei, un vero e proprio messaggio dalla terra verso il cielo. E se dovete passare da Tende, assolutamente tappa fissa. Prese le nostre biciclette, ci dirigiamo verso la nostra prossima destinazione, Briga. Durante il percorso abbiamo fatto una breve tappa per visitare questa piccola chiesetta, che all'interno racchiude una grande sorpresa. Curioso sapere che è stata inaugurata lo stesso giorno in cui è stata scoperta l'America. Male che c'è la pizzeria, perché altrimenti col cavolo mi facevo questi bei 20 chilometri. Sono gli ultimi 5 km di discesa, vi vedete in queste condizioni perché ci sono tipo 3-4 gradi, fa freddissimo, ma la nostra destinazione è quel rifugio là. Buonanotte. Buongiornissimo, abbiamo visto un'alba spettacolare, mi sono alzata alle 6:30 per vederla perché c'erano dei colori proprio rosso acceso e siamo al rifugio Lavena. Adesso ci aspetta un'altra giornata di pedalata, faremo penso una quarantina di chilometri, ci avvicineremo verso Sanremo, quindi ritorneremo da dove siamo partiti più o meno. Farvi vedere questo posto dietro le mie spalle che è veramente fighissimo. Eccoci a Bayard.
Baiardo è l'antico borgo arroccato su una delle tante vette delle Alpi Liguri e preserva tutt'oggi un'anima fiabesca. Tutte le vie portano alla parte più alta del paese, dove si può godere di una vista a 360 gradi su tutte le valli circostanti. A fine dell'Ottocento, un forte terremoto distrusse gran parte del borgo, compreso tutto il tetto della chiesa che si trova nella parte più alta del paese. Tuttavia, nonostante questo triste accaduto, la chiesa ha acquisito oggi un grande fascino. Scendendo verso Bordighera, ma ci siamo fermati qua perché c'è una vista meravigliosa e ovviamente tappa per alcune foto van fatte. Concludiamo le nostre due splendide giornate proprio nel museo di Bicknell. Siamo a Bordighera e abbiamo appena concluso una visita guidata dove ci spiegavano le passioni e gli studi di Bicknell. Qua all'ingresso trovate un ficus enorme, veramente impressionante, forse dall'immagine non rende. È stato veramente un piacere poter scoprire tutta la storia e l'incredibile storia di Bicknell che trasmette il valore di questo posto. Infine ragazzi, vi invito veramente a venire a provare questo itinerario in e-bike perché ne vale assolutamente la pena. Vi assicuro che se sono riuscita a farlo io, può farlo chiunque. Ci tengo molto inoltre a ringraziare la Regione Liguria e ovviamente il Comune di Bordighera per aver patrocinato questo evento, perché è stata una bellissima esperienza, e ringrazio ovviamente tutti i miei compagni di avventura. Scrivetemi nei commenti, mi raccomando, e al prossimo video.